Se vuoi rimanere a Hogwarts, devi fare quello che ti viene detto. Siamo tornati. Avevo detto che ci saremmo ritrovati direttamente alla lezione di incantesimi. In realtà ho incontrato Gazza e ho dovuto mostrare lui e il suo scoppettone gigante, perché veramente è una cosa bruttissima. Tra l'altro io sarei incazzato nero perché il mio gatto è impagliato sul muro. Cioè era, adesso l'hanno tolto. The Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the air, beware. E noi beware-iamo alla grande, ma siamo pronti per la lezione di incantesimi. Benvenuti alla lezione di incantesimi. Oggi impareremo l'incantesimo Scourge. Tra l'altro, colui che doppia la sinistra sì, presenza che abbiamo visto fino adesso è lo stesso che doppia Mi chiedevo se sapesse dirci qualcosa sulla Camera dei Segreti. Io mi occupo di incantesimi, signorina Granger, non di miti e leggende. Per favore, professore, vorremmo tutti saperne qualcosa. Molto bene. I quattro fondatori di Hogwarts furono Godric Grifondoro, Salazar Serpeverde, Tosca Tassorosso e Priscilla Corvo Nero. Serpeverde avrebbe voluto ammettere a Hogwarts solo gli studenti nati da maghi. Gli altri fondatori si opposero e Serpeverde lasciò la scuola. Io sono sempre di Rialzo Papillon. Comunque. Sì, signorina Granger? Costruì nel castello una camera segreta di cui gli altri fondatori ignoravano l'esistenza. Con un grande mostro a fare la guardia dall'interno. La leggenda narra che un giorno il vero erede di Serpeverde tornerà per aprire la camera e controllare l'orrore che vi si cela. E allora Hogwarts sarà liberata da tutti coloro che non sono nati da maghi. Ovviamente queste sono solo sciocchezze. Adesso torniamo ad occuparci della realtà magica. Potter, perché non ti avvicini e inizi gli esercizi per imparare l'incantesimo? Mi piace la nanetta Scourge? Che è dietro a Potter. Certo, professore. Faccia da badass. Che cazzo fa? Tentativo di autoerotismo da parte di Potter. Eccolo qui. Cerca di non pensare a tutte le sciocchezze sulla Camera dei Segreti e concentrati sul simbolo di fronte a te. Ok, sono pronti per una nuova figura di merda a livello mondiale. Nel momento esatto in cui la bacchetta passa sopra le frecce, devi premere il tasto freccia corrispondente. Questo esercizio ha 3 livelli. In ciascuno di questi devi riuscire a colpire tutte le frecce. Sei pronto? Primo livello, inizia! No! Ma no! No! Fai un altro tentativo. No! Perché sono così deficiente? Continua così, Harry. Ce l'hai quasi fatta. Eviterei di essere picchiato a sangue. Mamma mia. Molto bene, Harry. Puoi accedere al prossimo livello della lezione. 5 punti a Grifondoro. Secondo livello. Inizia! Ah, ma no! No, scusa. Misclick. Questo giro è stato semplicemente un misclick. Fanculo. Fai un altro tentativo. Continua così, Harry. Ce l'hai quasi fatta. Portare sfiga. Nanetto malefico da giardino. Oh, vai. Molto one more, bene, one more. Puoi accedere al prossimo livello della lezione. 10 punti a Grifondoro. Terzo livello, inizia. Yes, al primo colpo, che per molto me è una bene. Vittoria. Hai completato tutti gli esercizi necessari. 15 punti a Grifondoro. Molto bene, Potter. Sei riuscito a imparare l'incantesimo Scourge. Ora è giunto il momento di mettere alla prova le tue nuove conoscenze nella sfida Scourge. La sfida definita impossibile da un alunno nella parte precedente. Benvenuto alla sfida Scourge, Harry Potter.
Per superarla, devi recuperare la stella del completamento, che si trova parecchi piani sotto di noi. Cerca di finire il più in fretta possibile. Se il tempo arriva a zero prima che tu sia riuscito a ottenere la stella del completamento, perdi la sfida. Lungo il percorso troverai le stelle della sfida. Raccogliendole aumenterai il tempo a tua disposizione. Vedo il barone sanguinario. Ti consiglio di non lasciartene sfuggire nessuna. Cerca di prendere la stella del completamento risparmiando. Sì, questa questa fanfrina, caro, l'abbiamo già sentita. Siccome di tempo ce n'è in abbondanza, possiamo anche stare qua a cazzeggiare un po' con le gelatine per iniziare. Poi le spendo le gelatine più avanti. L'ectoplasma è una sgradevole sostanza verdastra. Sì, ok, lo so. Perciò per sbarazzarmene. CCC e bobobo. Io uso l'incantesimo Scourge. Sì. Scourge. Tanto c'è solo in questo gioco, mi sa. Scourge. Non ne ho la certezza matematica. Aspetta, che sennò qua mi dicono. C'era una. Un cazzo di segreto di merda. No. No, non c'era. Vaffanculo. Mi dovrà mettere a canticchiare in mezzo ai video. Vabbè. Scourge. Puoi lanciare l'incantesimo Scourge anche per liberare gli oggetti intrappolati dall'ectoplasma. Eccolo il Baron. Baron. Scourge. Io vedo un segreto. Alomora cadendo. Una vera primizia ci offre Harry. Troviamo una figurina di bronzo. Sì, va bene, abbiamo capito. Livendo. Livendo. Cioè da qua devo saltare fino a là. Ce la fa? Non credo. Infatti. Che cazzo è? Non ho capito se sono io che sono imbecille. Ok, sono io che sono imbecille. Ah, ok. Semplicemente non andava più avanti. Da qua invece se salto ci arrivo. No. Ma come? Ma come? Ma che cazzo? Ma non riesco a capire. Però... Ok, dobbiamo prendere la rincorsa allora. Oh, yes! Yes! Ci arriva. Nonostante l'intelligenza da bambino di prima elementare, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta! Sono Giulio! L'ectoplasma consuma parte della tua energia. Più a lungo rimani a contatto con questa sostanza, più energia perdi. Scourge. Più linfa vitale perdi. Scourge. Porco cane. Pure questo adesso. Scourge. Adesso non riesco a capire da che parte devo andare. Quello è bello. Cioè, non riesco a capire da che parte ci sono i segreti e da che parte invece c'è la strada normale. Ovviamente prima voglio fare i segreti, poi faccio cosa. È partita una strana musica. Ah, credo fosse quella del barone mezzo sangue che sta attraversando. Sposta. Sono quasi sicuro che devo andare da questa. Vaffanculo. Ragazzi, non ho tempo, sto qua a giocare. Yes. Andiamo all'inferno. Oh. Minimo in questa parte mi sono saltato 8000 segreti, ma ho
con un povero ignorante. Eccolo! Eccolo! Bene, guarda un po', quel tivellino brutto e brufoloso di Patty Potter. È sempre un piacere insultarti. Scurge! Scurge! Ma che cazzo? Ah! Non so cosa devo fare, però vabbè. Scurge! Ah, colpisco quello, scurge! Non è che capisca tanto, l'altro non ho neanche la minima idea di dove mi trovo in questo momento, visto che... Scurge! E ce la fa, nonostante stavo quasi finendo la vita. Però sto giro non continuavo a dire sì, sì, scurge, scurge. No, non riesco a colpirlo. Scurge. Me lo mira ma non posso colpirlo. Si dissolve come per magia l'incantesimo. Allora. Ah. No, mi sa che devo tornare indietro. E infatti questo. Scurge! Scurge! L'ho capito dal rumore dietro, mica è stato il mio intelletto a dirmelo. Ovvio che è stata la musica. Ovviamente. Quindi in questa parte credo di aver dimostrato tutta la mia idiozia. Qua ero dove ero prima. Ah beh, grazie, bella forza, Altro libretto di salvataggio. Qua, a differenza del primo, che non ce n'erano quasi mai, qua ce ne sono pure troppi. Vabbè, non ci lamentiamo. No! Evidentemente ci sarà qualcosa da fare qua. Ma dai, se voglio finire la sfida. Ma dai. Lumos. Eccolo. The Sanguinary Baron. Non so se si dice così. Penso di The Blooded. Non lo so. Sono delle scale qua. No, non ci sono, cazzo. Non avrei mai detto. Trova il legno. Lipendo. Non posso più ricolpire, ma che brutto. Dovevo fare un loop infinito. Dai, cazzo, ho bisogno di vita. Cioccorana di merda. Yes. Scurge. Harry Potter 1, cioccorana 0. Aia, non mi piace questa cosa. Non mi piace questa cosa, ragazzi. Aia. Sì, questa non è decisamente una delle mie parti di gioco meglio riuscite della mia storia. Vabbè. Ricco sempre. Bene, questi, adesso che ce li hanno introdotti e continuano a ricomparire. Ah, hai capito qua. Hai capito. Ci recuperiamo un'altra figurina. E altro libretto di salvataggio. Posso, com'è, tipo devo aver saltato veramente un sacco di roba, eh. Cioè veramente mi... Ci saranno talmente tanti insulti per il mio livello di gioco in questa parte che penso dovrò ritirarmi dall'attività. Allora, qua credo di sapere cosa bisogna fare. Vai avanti, troppo avanti. Ok. Tornando indietro. Tempi perfetto, come al solito, del vostro zio Papian. Ok. Altra figurina in arrivo, credo. Cioè, questa volta d'argento. Ok.
Che c'è? Io? No, sono Harry. Bravo. Qua occhio si va avanti. Ed c'è uno che sta strimpellando con l'organo. Scale, quindi probabilmente potrò tornare indietro. Di là c'è anche la cosa, la potrò recuperare dopo. Scurge! Scurge! Merda! Eh sì, tanto non credo durerà molto questa cosa. Scurge! È andata pure giù. Io basta che faccio così, non devo neanche sprecarmi e potrei già andare avanti, probabilmente. Vabbè, però io andrò giù comunque. Ok. Dicendo sono bloccato, ottimo, no. Ah, devo uscire arrivare a quel pezzo. Mi serve la pozione rigeneratrice, non so perché una sensazione mi servirà. Cavolo! Ok, adesso inizio ad avere paura. Sta anche andando velocissimo l'inquadratura, non lo so cosa sta succedendo. Però, boh. Adesso il gioco ha iniziato a fare la maratona di... cioè, sta facendo i 100 metri, mamma mia, ogni volta che schiaccio una freccia va la velocità della luce. Boh. Quinta stellina per noi. Saluteremo. Non un incontro più come minimo. Sta facendo uno sprint in questo momento. So, tutto velocemente. Ancora il barone che mi ha fatto prendere uno spavento sto giro quando l'ho visto. Giuro, mi sono preso un colpo. Era cioè giù, se si faccia amnesia io un giorno ci rimango secco. Apriamo qualche gelatina, se ne arrivano 3-4. Bene. Eccolo, ovvio. Quello è un folletto della Cornovaglia. Si tratta di creature fastidiose e moleste. Se verranno a contatto con... Sì, l'abbiamo già incontrato nel primo. Non serve un mirinto, cioè loro. Beh, ho fatto molta resistenza. Tra l'altro mi sa che c'era... c'era quella roba con l'humus che non ho recuperato, ovviamente. Beh, vediamo. Vedi, sto sempre un passo avanti e questa non la sapevo, lo giuro. Sì, sono 10. Finì negli scantinati dello studio di Sorbitius. Mi sfida a non colpire neanche una volta i cosi e non morire. Perché... fanculo. Perdenti. Scurge! No, un segreto. Ma sei coglione! Ma sei frocio! Cioè, mi tocca rifare tipo un mezzo pezzo adesso. Perfetto, ottimo. No, veramente, eh? Ah, però qua è già tutto fatto. Devo solo rifare qui il pezzo. Scurge! Andare ovviamente, cioè ovviamente non andrò a recuperare il resto perché non ho voglia. Sinceramente non ho proprio voglia. Pensa a te.
Questo giro non è come l'altra volta che ero stato io deficiente. Questo giro non è stata colpa. Mi assumo la colpa di quello che è appena successo. Io ero salito su quella roba, ma è caduto da solo, ufficialmente. Se le recupero quando sono. Adesso che mi giro e finisce l'effetto. Mentre mi incazzavo, tiravo il mouse, il microfono e il computer in orbita. Fanculo. Ok, adesso cerchiamo di non fare sbagliate. Vabbè, taglierò, quindi ci vediamo quando avrò rifatto tutto da capo. Anzi, mi sa che farò delle cose in questa parte. Oh, al terzo tentativo ce la fa, mamma mia, mi sento un genio in questo momento. Pensate quando magari un giorno farò dei giochi. Quanti anni ci metterò a fare un gioco, cioè veramente, pensate, pensateci e rabbrividite l'idea. Non fare cazzate. Scendi, ok. Dov'è sto libretto di salvataggio? Ho la necessità di tirare un insulto, ma di quelli potenti adesso, quindi. Veramente sì, lo so che di là c'era una stellina, ma siccome non sapevo come arrivarci sono salito comunque. Tu poi magari ci si deve arrivare dopo. Magari no. Boh, aspetta che torniamo di sotto, che magari ci poteva arrivare. Adesso farò un'altra figura di merda. Tanto ormai in questo video abbiamo battuto qualunque apice di incapacità videoludica, credo. Credo che veramente non so. Ah, penso che semplicemente devo saltare. Ah. Ok. Corri, 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 corri. No. Ci deve essere un modo più. Essere qualcosa. Corri, 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 corri. Forse ce la posso fare, eh? Dubito, perché non credo che sia proprio pensato per essere una cosa simile, però forse ce la posso fare. Dai! No. Ok. Boh, magari si può spostare qualcosa, no. Non mi sembra che in nessun gioco di Harry Potter si possa spostare le cose.
Mi scuso per la stupidità che sto dimostrando in questo video, eh. Di solito sono un po' più in forma, però boh, sono un po' rincoglionito. This is my story. Lo scatto per cambiare. User di merda. Ciao. Ci sono finito, Vai. Quanto è frustrante. Tiri su. Non è niente, non lo tiro su. Ancora. Ovviamente dove va? Non posso andarlo a prendere, ma ovvio, no? No, ok. Vola! Vola, fanculo. Non ci credo. Non ci voglio credere. Fanculo. Ma cazzo! Fanculo, spero che hai ucciso qualcuno. Che cazzo succede? Ah, che figo. Ti muovi? C'è addirittura un dipinto di Alok. Vabbè, si trovano ovunque in questo posto ormai. Mamma mia. Ma però sarei che prima pure pensato, io mi metto a fare una particle barrier cerco, sì. Ripendo. Cadi. Ah, ecco. Adesso c'è tutto più chiaro. Beh, siamo a 9, direi che a sto punto possiamo anche andare fino in fondo. Spero che questa porta non si chiuda perché... So che la decima è di là. In realtà la decima non l'ho ancora vista. Beh, utilità di tale Lumos? Orco cane, che spavento! Porca puttana! Che spavento, Pix! Poi è grande tre volte di più del solito. Puttana, che spavento! Sono preso un infarto. Ho urlato, ma mi sono preso un infarto. Abbiamo visto tutta la mia vita passare davanti. Orco cane! Orco cane, che... Non fatelo mai più. Non fatelo mai più, per favore. Oh, mamma mia. Che colpa al cuore che mi sono preso sto giro. Oh, mamma mia. Questa è la parte peggiore. Cioè, vedete voi, o è la migliore o la peggiore. Probabilmente è la peggiore. Invece no, non dovevo più andare da nessuna parte da questa. Quindi effettivamente mi sono lasciato una stella indietro ancora. Che ovviamente non va bene. Ecco, ovviamente mi sono fatto anche male. Ma tanto adesso ho due barre di vita, quindi me lo posso permettere. Voi non sapete, non ho urlato, non ho fatto niente, penso che se urlavo però facevo più audience, quindi avrei dovuto urlare, poi me ne pento. Ma appena l'ho visto mi sono preso un colpo, manco che mi fosse entrato qualcuno in camera con una pistola in mano. Spaventavo di meno di vedere Pix uscirmi da un bauletto. Mamma mia, c'ho l'umo, salve per...
sta trollando questo? Oh, c'è qualcosa qua. Ah, ecco, guarda, guarda. Ah. E chi l'aveva visto arrivare questa? Oh, le ho prese tutte le stelle sto giro. Vaffanculo. Cioè, questa che è la parte più ridicola che io abbia mai fatto, ma vabbè, almeno l'abbiamo portata a compimento. Molto bene, Potter. Hai completato la sfida scorge. Mamma il mia. Tempo risparmiato diventa il tuo record personale. Un respiro di sollievo. 10 su 10. Una cosa che non sono mai riuscito a fare a scuola, ecco. Ok, per fortuna è finita la sfida. Ancora una volta Harry esce in una stanza buia. Tra poco avrà inizio la cerimonia settimanale dei punti delle case. Tra poco avrà inizio io che ti do un calcio nel culo da qua dove si tiene la cerimonia dei punti delle case. Va bene, allora, grazie di aver seguito questa parte. Lo so, non è stata bella, lo so anch'io, me ne rendo conto. E vi do rimando alle prossime parti. Qui è The Real Zopapillon che vi saluta. Iscrivetevi e commentate. Non, solito non vi dirò di mettere mi piace, perché lo so che questa parte, cioè, mi vedete in questo momento, ma non riesco a smettere di scuotere la testa. E ricordatevi sempre che se state guardando questo video del 2094, sono un fantasma. A presto. Spero che la mia tachicardia passi presto. Aiuto. Tutu tutu tutu.